Allora, anche quest'anno la Proloco di Campora San Giovanni ha aperto i riflettori sull'autismo. E la giornata mondiale dell'autismo nasce nel 2007 per volere delle Nazioni Unite e noi come Proloco abbiamo iniziato a parlare di autismo nel 2013, cioè 7 anni fa. Questa è la 7ª edizione che la Proloco di Campora San Giovanni parla di autismo. Parliamo perché poi in fondo noi non abbiamo la pretesa di guarire, di risolvere o di chissà che cosa. Il nostro compito è quello di parlarne e qui il nostro compito è quello di sensibilizzare. Lo stiamo facendo ormai da 7 anni e siamo stracontenti per come come sta avvenendo questa manifestazione. Ogni anno noi diversifichiamo il programma, quest'anno è diviso in 2 parti. La mattina qui all'interno dell'auditorium Don Peppino Arlia a Campora San Giovanni, insieme alle scuole, insieme all'istituto comprensivo Campora Aiello, ci sono i ragazzi dell'istituto che hanno provveduto a fare dei bellissimi disegni per quanto riguarda l'autismo. C'è la dottoressa Mezzatesta che farà delle artiterapie, musicoterapia per quanto riguarda il nostro, la nostra manifestazione e per quanto riguarda invece la sessione pomeridiana, il titolo del convegno pomeridiano sarà Autismo, l'inclusione intelligente. E vedrà la partecipazione del mondo delle associazioni, del mondo politico, del mondo dei giornalisti, medici e via dicendo, insomma tutto quello che potrebbe essere interessante per quanto riguarda questa giornata. Noi, ripeto, non vogliamo risolvere niente, vogliamo soltanto parlarne.